Su questo specchio d'acqua, per tradizione ormai da oltre quasi un secolo, si compie la disfida remiera del Palio del Golfo. Direi che c'è tutto. Si dia allora inizio alla cerimonia di riconsegna dei pali. Alza bandiera! Con l'alza bandiera del Comitato delle Borgate è ufficialmente l'86esimo Palio del Golfo. Borgate dei Vici Ricci, del Palio di Femminile, del Palio di Luglio e del Trofeo Maioli alla riconsegna dei trofei. Invito il sindaco della Spezia, Massimo Federici, il sindaco di Porto Venere, Massimo Nardini, e il sindaco di Lederici, Emanuele Fresco, a prendere in consegna i pali. Invito i giocatori a prepararsi ad alzare i reni al passaggio dei trofei. In questo momento i remi vengono fatti. Invito il capo borgata del CRDD, Giulio Cordani, detentore del palio femminile, a riconsegnare il gonfalone al sindaco di Lerici e ritirare la targa del trofeo. Invito il capo borgata del Costa Nastra, Susanna Otti, detentrice del trofeo del Palio Junior, a riconsegnare al sindaco di Porto Venere il gonfalone e il trofeo Maioli e a ritirare la targa del corpo. Ed ecco la Odi, la Susanna che porta il trofeo Maioli e il trofeo del Palio del Golfo. In cambio prenderanno una targa per aver avuto per questo anno il trofeo nelle mani e il gonfalone. Ed ora, dopo aver ritirato il trofeo Palio del Golfo Junior, Palio del Golfo Femminile, la parola al sindaco della Spezia, Massimo Federici. Equipaggi, donne e uomini del palio, borgate di Porto Venere, delle Grazie, di Trezzano, di Calimare, di Marona, del CRD della Spezia, del Canaletto, di Forza Mastra, del Muggiano, di San Terenzo, della Venere Azzurra, di Lerici, di Tellano, di Valpaglio, il Vico, la borgata del Calmare a riconsegnare lo stellato Vico dell'edizione 2010 che verrà costruito nella casa comunale. Invito il capo borgata del Calimare, Andrea Tarabella, a riconsegnare il gonfalone e a ritirare la targa di corpo. Ed ecco giungere il Palio del Golfo dei senior, Tarabella Andrea, con la moglie di Angelo Perillo, riconsegnano così il gonfalone e prendono in cambio una targa ricordo per aver custodito il palio nelle loro mani. Il sindaco ne diventa proprietario e domenica si riassegnerà un'altra volta questo ambito trofeo. Domenica vedrà veramente grandi disfide. Noi ringraziamo, saluto al Presidente, la Borgata.
Mugiano Fossa Mastra, Mugiano Fossa Mastra, Mugiano Fossa Mastra, Mugiano Fossa Mastra, il Fossa Mastra sta aumentando i colpi, Mugiano Fossa Mastra, siamo veramente, Mugiano, Mugiano salta in questo momento e vince, secondo posto per il Fossa Mastra, secondo, terzo è il Fezzano, secondo posto al Fossa Mastra, bellissimo il secondo posto, il Fossa Mastra è entrato in fondo, un secondo posto veramente eccezionale, poi il Gianello che esulta per la sua grande vittoria. Giorgi, ci siamo arrivati. Ha doppiato la gara di Mugiano e un secondo posto del Fossa Mastra. Un secondo posto meritato, un secondo posto lodevole, un secondo grande Gianmaria, un grande equipaggio che veramente ha fatto grandi, grandi risultati. Ho detto che entravano nella graduatoria e sul podio e infatti ci sono entrati. Sicuramente avrebbero potuto fare di più se non avessero avuto quel problema al braccio, ma comunque possono essere contenti e felici per aver raggiunto al secondo posto. Grande gara, grande equipaggio, grande soddisfazione, tirano sulla numero 8, inquadra la numero 8. Che va in alto ed ecco la barca, attenzione, ed eccola la barca del Mugiano che ha vinto il palio in questo momento, mani, le mani che tengo. È una gara eccezionale. Sì, è veramente dall'inizio alla fine una gara. Siamo stati dei grandi. Sei stato veramente grande, avete fatto un salto veramente di qualità. Siamo stati superiori a tutti, non ce n'era per nessuno. Eravamo allenatissimi, prontissimi a questa sfida, sapevamo che poteva essere dura, ma tutto è filato liscio, primi dall'inizio abbiamo chiuso alla grande. Vorrei dedicare questa vittoria a un ragazzo che ora non c'è più, si chiama Matteo Marchetti, si è venuto a mancare qualche giorno fa, grazie a tutti. Ma oh, vi siete guadagnati veramente una gara e domenica lo stesso avete dato per primo, il primo segno di vittoria. Sì, diciamo che le prepaglie sono stati degli allenamenti fatti bene per noi. Dovevamo crescere, siamo cresciuti bene, non ci fermeremo qua perché punteremo anche agli italiani quest'anno. Grazie Sassi, la timoniera, eccola qui, sei stata contenta? Quando hai capito di vincere? Quasi subito, l'ho capito quasi subito, eravamo sempre davanti. Mani che reggono un'imbarcazione, reggono una borgata, reggono un ideale, reggono il campanilismo. Queste sono realmente le cose belle e piacevoli di una borgata. Piacevoli per quelli di Mugiano, certo, per quelli di Mugiano è piacevole. Il Cadimare purtroppo non ha avuto la possibilità e viene in questo momento acclamato a tutto di tutto punto e questo è veramente uno dei grandi successi che si possa fare. Una soddisfazione immane. Mugiano è veramente un paesino molto piccolo e lì sul mare sono via della Marinetta, così chiamata, e ci sono poche persone. Ed eccolo là Battoni, Gabriele, Ruffini, vediamo Ruffini che si curava l'equipaggio. La timoniera, Remi, dimmi una cosa più importante. Io sono un tifoso. Questa è la cosa più bella del mondo. Guarda se difficile perché non c'è. Piccolo paese, un grande cuore. Vabbè, ormai sono 10 anni che ce lo giochiamo tutti gli anni, non è una novità. Beh, insomma, domenica abbiamo visto una gara che è stata fulminea. Oggi veramente hai dato concretezza alla gara di domenica. Giorgio li ha preparati benissimo. Sono arrivati in condizione formidabile quando serviva. Beh.
serviva davvero, ma questa vittoria per voi è importante. Eccoci qua con i ragazzi che hanno portato a termine la grande avventura del Muggiano, l'otto col cavallino, un otto stampato in testa di qualcuno, ma oggi è realmente arrivato in fondo con una dose di calamità che ha polarizzato tutto il golfo. Sì, diciamo che è vero, anche se eravamo straconvinti noi della nostra forza, eravamo proprio convinti di potercela fare, non ci faceva paura niente nessuno, siamo stati tutti in stagione, tutta una stagione comunque dove abbiamo soltanto subito critiche, discorsi dietro, noi testa in cassetta, allenati come delle bestie e alla fine abbiamo portato a casa. Io ringrazio, vorrei fare un ringraziamento speciale a tutta la gente che mi ha sempre dato contro, sarà strano dirlo, però mi ha dato veramente la forza per vincere e ovviamente tutta la gente che ha creduto in me, a partire da Capo Borgata alla Società di Muggiano, che comunque io venivo da una stagione l'anno scorso abbastanza scarsa e hanno creduto veramente in me e alla fine i risultati sono venuti. Poi ringrazio mio nonno a casa che mi sta senz'altro guardando e tutta la gente che mi vuol bene, via. E invece te? E io ringrazio prima di tutto mia mamma, perché povera donna, mi sopporta tutti i giorni. E mica solo te mai. L'equipaggio, perché è stato un equipaggio fortissimo, la Borgata. E ringraziamento anche a Davidone, il nostro secondo remo dell'anno scorso, che purtroppo l'anno scorso non abbiamo vinto il paio perché c'aveva la febbre, se no era nostro anche quello dell'anno scorso. È venuto in barca, ci ha seguito anche lui, ci ha dato una mano. All'allenatore Giorgio, che era il primo anno che faceva allenatore, si è portato subito a casa al paio. A Roberto Mancini, che ci ha aiutato, a Antonello qua presente, a tutti quelli che ci hanno aiutato, perché per vincere un paio ci vuole una grande Borgata. Beh, insomma, però dobbiamo dire una cosa, che le carte le avete scoperte un po' domenica e forse qualcuno domenica ha avuto un sentore di paura e oggi hanno veramente visto la barca scattare, lì hanno lasciato proprio il caso a voi di venire e arrivare fino in fondo. Beh, sapevamo che eravamo forti, che ce la potevamo fare, perché comunque negli allenamenti lo vedevamo. È stata una stagione strana, abbiamo avuto l'impegno dei Galeoni e Fausto, ce la siamo presa con calma, diciamo, siamo usciti fuori all'ultimo, però lo sapevamo che ce la potevamo fare. Un arrivo di Canonici sempre in gamba, un Canonici che entra nel di grinta e oggi si impone e vede il risultato. Sai, si sono imposti i ragazzi, io ho avuto la fortuna in questi anni di lavorare con quattro grandi equipaggi, due secondi posti e due primi posti, perché Marola l'anno scorso abbiamo fatto secondi, ma devo ringraziare i ragazzi, anche se mi hanno fatto un po' arrabbiare questa stagione. Io gli ho detto circa un mese fa, ragazzi, ad oggi noi siamo quarti. 10 giorni fa gli ho detto, ragazzi, noi oggi possiamo solo che perderlo il palio. La gara di Muggiano è stata preparata, è stata impostata, è stata vinta bene. Il palio di oggi loro potevano che perderlo da soli. Anche se in partenza sono stati un attimo indietro, ma quello lo sapevamo, di peccare in partenza. Ma quando hanno girato comunque i 500 metri non ce n'è stato più per nessuno? No, sai, non ce n'è stato mai più per nessuno. Il palio finisce quando tagli le bandierine, quando hai pesato la barca, è tutto a posto. Può succedere di tutto, è una gara secca, c'è mille variabili, può succedere di tutto. Quindi non è che eravamo tranquilli, eravamo contenti di avere la prua davanti, ma non eravamo tranquilli fino alla fine. E un vincitore non è mai tranquillo, sa di poter perdere, perciò lavora con grinta. Certo che lavori con grinta, determinazione, ma sempre con molta umiltà. La mia filosofia è quella anche con i ragazzi di essere sempre umili ma determinati, avere il rispetto degli avversari, ma gli avversari sul campo vanno battuti e battuti ad armi pari. Della serata, il palio del golfo deve essere assegnato, ha cambiato casa all'ultimo momento con una grande realtà. È il Muggiano che si appropria. Ragazzi,
grandissima festa al Muggiano, la grande coppa viene consegnata, è nelle mani della timoniera e qui c'è... Gabriele, anche se abbiamo fatto 10 interviste, questa è la più importante, abbiamo terminato il ciclo, siamo alla fine e abbiamo dato veramente dei bei premi. E poi una cosa così bella alla fine, coriandoli, un grande show, ma un grande premio. Sì, è sempre bellissimo, emozionante, c'è questo entusiasmo che viene dai giovani delle borgate, ma non solamente dai giovani, è una grande festa di popolo, il Palio. E ha dei momenti che sono dei momenti di grande emozione, sicuramente il momento della riconsegna, il momento nel quale si taglia il traguardo e poi la premiazione. Sono questi i tre momenti apice e in tutte e tre le situazioni c'è molta passione, molto coinvolgimento e tantissimo popolo. Ma qual è la città, ripeto, che ha un patrimonio così bello, così importante? Qual è quel golfo che può vantare quello che possiamo vantare noi con il Palio? Beh certo, cose sono state fatte, io penso che lei abbia già messo nel cassetto veramente grandi progetti, penso che ce ne sia ancora qualche altro da fare? Ma il Palio è una manifestazione che ha possibilità di crescita enorme,
Adesso quest'anno lo possiamo considerare un po' un anno di passaggio e credo che già dai prossimi anni ci possano essere dei salti di qualità importanti. Abbiamo capito cose significative, interessanti e insomma adesso si tratta di lavorare e di metterle a frutto. Lo faremo assieme alle borgate. Ciao. Non scopriamo nient'altro, auguroni e in bocca al lupo. Grazie, grazie davvero, a presto. Grazie al sindaco Massimo Federici che ci ha rilasciato così questa intervista e questa grande occasione per sapere qualcosa.